anche a Lie, finalmente alla sua pista di elisoccorso in notturna per il 118. Sì, esatto, un servizio in più che speriamo sia un servizio più possibile passivo, ma che abbiamo voluto fortemente dare al nostro territorio. Da questa sera il territorio d'Aglie è dotato di questo servizio grazie anche alla disponibilità degli impianti sportivi. Negli ultimi mesi abbiamo effettuato tutte le opere necessarie affinché questo punto di atterraggio potesse essere omologato e questa sera c'è stato il primo volo di prova, volo che è riuscito perfettamente, l'elicottero è appena decollato e ritengo che questo sia un momento importante per la comunità alladiese, ma non solo. Abbiamo ripercorso una strada che è stata percorsa già da altri comuni in tutta la regione Piemonte, di dotare i propri territori di piste di atterraggio notturno. Nella nostra zona esistevano già anche alcuni comuni, ma insomma, a questo elenco da oggi possiamo aggiungere anche agli essendo sicuri che, insomma, sperando che sia utilizzato meno possibile, ma sarà sicuramente un servizio utile per agli e anche per i comuni limitrofi che ancora non sono che ancora non hanno questo servizio. L'attività inizierà appunto da oggi. Io non posso che, insomma, ringraziare la struttura complessa e di soccorso 118 della Regione Piemonte per la disponibilità e la professionalità con cui ci ha sostenuto in questo percorso. Ringrazio tutti i sindaci presenti qui questa sera che sono voluti venire ad accompagnarci in questo momento importante e, come ho avuto modo di dire prima, per me è anche un momento di amarcord personale. Nel 1997 iniziai a fare il volontario in Croce Rossa. Io mi ricordo che durante i primi servizi con le persone più anziane, servizi notturni, dopo i casi peggiori si commentava e spesso veniva detto che la discriminante tra un soccorso di un paziente era il tempo, quindi lo star male di giorno, lo star male di notte, quindi con la possibilità o meno di avere un elisoccorso in atterraggio poteva fare la differenza. All'epoca non si poteva atterrare di notte, l'elisoccorso poteva atterrare solo di giorno. Oggi poter avere questo servizio è sicuramente qualcosa di importante, qualcosa in più, e speriamo che possa servire a salvare tante vite umane. L'elisoccorso in notturna atterrerà qui al campo sportivo. Cosa è stato fatto per renderlo adatto a questo scopo? Sì, l'elisoccorso è accessibile da questa sera nel sito di atterraggio notturno qui ad Aglie. E sono stati fatti dei lavori di ammodernamento e abbiamo cercato di provvedere a rendere accessibile l'impianto sportivo. L'impianto sportivo aveva già un impianto di illuminazione esistente, noi abbiamo aumentato illuminando maggiormente la parte di ingresso, la zona ingresso, dove avverrà appunto l'ingresso dei mezzi di soccorso tramite un cancello carraio che sarà apribile con un codice numerico quindi accederanno all'area e potranno poi ci sarà poi anche un discorso di cartellonistica che è stata installata per poter sia cartellonistica stradale per indicare in modo più preciso possibile il percorso da attuare ai mezzi di soccorso, sia una cartellonistica di avvisi, nel senso che qui il campo sportivo è utilizzato dalle squadre di calcio del Lie Valle Sacra e quindi è indispensabile avere delle linee guida che dicano quello che bisogna fare, come gestire l'area e come comportarsi in caso di necessità di emergenza. E questo sito è stato realizzato in tempi abbastanza brevi, calcolando che a metà novembre abbiamo avuto i primi contatti con l'area tecnica del 118 e a fine mese, sempre di novembre l'anno scorso, è avvenuto il primo sopralluogo da parte della commissione tecnica che ha dato il primo parere positivo, seguito da una relazione tecnica dove c'erano le prescrizioni su come allestire l'area.
Oltre quello ci sono state le operazioni di collaudo nella verifica degli impianti, e questa sera c'è stato il collaudo aereo con la prova di atterraggio. Quindi per questo ringrazio gli uffici comunali, che hanno lavorato come sempre molto bene, chi fisicamente ha allestito l'area, quindi gli operai nostri comunali e l'impresa di impiantistica, e ringrazio il dottor Colombo, Roberto Colombo, che è responsabile coordinatore della commissione tecnica, che ho trovato un tecnico molto preparato e molto disponibile, e questo ha favorito il progetto in questi tempi rapidi.